Spettacolo e cultura, il nostro contenitore di approfondimento. Scopriamo tra il pubblico un personaggio che è il varieté, Gino Bramieri. Brenda, ho l'onore di invitarla in palcoscenico. Prego, le superfici, prego. Menda! Che gioia! Che gioia averla con noi! Bramieri! Bramieri! Io vi ringrazio, ma l'applauso è per loro, sono loro i veri protagonisti. No, 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 commentatore, lei ci deve fare qualche cosa! Sì, 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 sì! Io più la guardo più lei mi assomiglia a una persona, a Gianni Agus. No, sì, ti parlerò, baci la mano, ti d'amor. Veramente adesso mi sto emozionando sul serio. Ma perché? Ma io volentieri vi faccio qualche cosa, solo che non so in clima di varietà che cosa farvi, perché io sono milanese, sapete. Io posso farvi al massimo, ecco, una cosa che facevo all'inizio della mia carriera. Sì, io ho cominciato con quelle battute lampo, no? Così mi sono ispirato a quel comico famoso americano, non so se lo ricordate, Jimmy Durante. Ah sì, quello con la sole, certo. Essendo milanese, dicevo, non potendo ispirarmi come romani al re del varietà che era Petrolini, ai napoletani, Viviani, io mi sono ispirato a questo comico americano, italo-americano, Jimmy Durante. Benissimo! Sì, solo che ci vorrebbe un naso un pochino più grosso. Io sono ben armato, però sì, qualcosa. Un naso. Qualcosa di più. Un naso. Guarda che combinazione, ce l'ho in tasca. Ah, alle volte, guarda. Un naso, dopodiché forse ci vorrebbe anche. Com'è? Benissimo, benissimo, perfetto, perfetto. Allora, a questo punto ci vorrebbe anche un cappello. Un cappello? Ah, eccolo! Ma eccolo! Posso, ecco. Permette, ma prego, prego. Attento a piegarsi così, prego. I pantaloni stretti. Prego. Oh, che gioia! Ah. Che gioia averla con noi! Prego, grazie. Prego, maestro. Ding, 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 ding. Ho conquistato il mondo. Ding, 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 ding. Conquisterò anche voi. Hello, people. Salve gente, vi ricordate di me? You remember? Sono Jimmy, Jimmy the Warm, Jimmy il caldo. Questa è buona, ma non ridete così forte, se no poi non sentite le altre. A proposito, la sapete questa? Lei perché ride di già? Si vuole avvantaggiare? Sapete che cosa significa quella scritta che hanno gli atleti russi sopra la maglietta? C-C-C-P, cucurru cucu paloma. Ah, amici, ne ho un milione di battute in testa e un milione di donne nei miei piedi. Io le donne le conquisto con un sorriso, una canzone e un passo di danza. Ho fatto un viaggio in un posto un po' selvaggio. La foresta ho traversato, era vergine, peccato. Il mio sexy ha fatto effetto, sono padre di un boschetto. Siete curiosi, eh? Volete sapere del perché del mio successo con le donne? Ma è semplicissimo. Consultate attentamente i miei dati anagrafici. Capello biondo, occhio rotondo, naso deforme, sesso enorme. A proposito, sapete qual è l'innamorato più stupido di tutta la storia? Romeo. Aveva la Giulietta, andava a piedi. Ehi! Ehi, maestro, perché non ridi, eh? Sono 6 mesi che racconto questa cosa e ancora non l'ha capita! Poverino, è un po' esaurito. Ha solo bisogno di cambiare aria. Purché non gli succeda quello che è successo a mio cognato, che è stato 6 mesi in montagna per cambiare aria ed è tornato con la stessa aria da cretino! Poverino! È anche sfortunato, è talmente sfortunato che se fanno una lotteria di donne vince sua moglie.
Capitano tutti a me. Io ho un amico così pigro, così pigro, ma così pigro, che ha sposato una donna incinta. Che bella donna in terza fila. Complimenti signora, congratulations. E ok, non tocchiamola che va bene così. Piuttosto mi dica, chi è quel signore che le sta vicino? L'ha detto ai lavori? Me la faccio addosso da ridere. A proposito, sapete che differenza passa fra il gabinetto e il cimitero? Nessuna, quando si deve andare, si deve andare. Cadin, 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 cada. Signora, non continui a guardarmi così. Lei mi sta spogliando. Mi lascia almeno la cravatta, no? Amici, adesso attaccatevi il bracciolo delle poltrone, perché vi bombardo con le mie battute. Sapete perché l'aria è fredda al mattino? Perché sta fuori tutta la notte.